benvenuti con questo caldo, però abbiamo ritenuto importante fare subito questa conferenza stampa perché diciamo il pronunciamento della Corte Costituzionale su questo tema apre uno scenario nuovo, diciamo, per tutto il paese, perché in realtà il contributo affitto è una norma nazionale. Quindi il fatto che insomma, poi entrerà Luca nel dettaglio, la Corte Costituzionale si sia pronunciata dicendo che quelle regole limitanti per gli immigrati residenti in questo paese non vadano bene, che quindi vadano ricorrette, e qui lo dico veramente senza infingimenti, che tutte queste cose che ci hanno raccontato in questi anni, per cui i cittadini e oppure i residenti immigrati avevano molto di più rispetto agli italiani, in realtà non è vero, perché basta vedere questa norma qui che limitava tanti lavoratori, perché qui si tratta di lavoratori che lavorano, risiedono, pagano le tasse, non avevano diritto al contributo affitto, chiaro? Basta pensare al bonus mamme, anche questo c'è stata una recente sentenza di aprile, in aprile o maggio, dove praticamente l'INPS non gli riconosceva di 800 euro quando nasce un figlio. Anche questa praticamente l'INPS, diciamo, è stata condannata perché lo deve riconoscere anche a chi ha un permesso di soggiorno di breve durata, non solo a chi ha cittadino di lunga residenza. Basti pensare alla campagna che abbiamo fatto noi come CGL sull'ulteriore contributo sul permesso di soggiorno. Questa era una roba che cittadini immigrati dovevano pagare dagli 80 ai 200 euro a persona tutte le volte che rinnovavano il permesso di soggiorno. Era un balzello veramente pesante. Voi immaginate una famiglia, moglie e marito e due figlioli, quando si trovavano a rinnovare il permesso di soggiorno si parla anche di 400-500 euro che queste persone dovevano pagare tutte le volte che rinnovavano il permesso di soggiorno. Su questo siamo andati fino alla Corte di Giustizia Europea che ci ha dato ragione. Poi il governo l'ha dimezzato questo importo, non è che l'ha tolto, però intanto un primo passo, diciamo, è stato fatto, ma questo lo voglio dire perché? Perché in troppi anni qualcuno ha voluto raccontare che in questo paese c'era chi aveva di più rispetto ad altri. Come si vede da tutte queste sentenze, non mi pare che sia possibile. Cosa chiediamo? Chiediamo che, come sempre chiediamo, che le risorse, soprattutto sul sociale, come nel contributo affitti, vengano aumentate. Perché è quello il tema, non sottrarre a chi ha meno, ma in realtà aumentare questi fondi destinati alle fasce, diciamo, più deboli. Quando parlo di fasce più deboli, non intendo proprio chi non ha nulla, perché oggi anche una famiglia dove si lavora in due, magari una donna con lavoro anche discontinuo, no? O un operaio, in realtà è molto complicato anche per loro andare avanti, ora sono ritenuti ricchi. Ecco, anche questa logica deve finire, perché anche chi è operaio e ha difficoltà ad andare avanti, ora anche tu, con tutte le ISE praticamente sei ritenuto ricco per tutte queste norme. Ecco, quello che noi chiediamo è l'ampliamento di queste risorse per le fasce, diciamo, ampliando anche le fasce che ne hanno diritto. Ovviamente noi, per quanto riguarda questa sentenza, poi c'è Luca che è responsabile del SUNIA, ma ci opereremo da questo punto di vista affinché venga, come dire, applicata, come dire, in tutti i comuni di Pisa e Provincia, ovviamente. Questo è il nostro impegno. E soprattutto è quello che chiediamo, visto il clima che c'è in questo paese, che mi sembra abbastanza pesantino, la cronaca ultima è testimone, che chi ha le massime responsabilità in questo paese la smetta di giocare sulla pelle delle persone, perché qui sta giocando soprattutto, guardate, sulla pelle anche di tanti italiani che abboccano queste logiche. E qui chiediamo veramente senso veramente delle istituzioni e di responsabilità, che ce n'è tanto bisogno. Grazie a tutti, vi accogliamo nella sala grande, non per delirio di onnipotenza, ma per questioni organizzative, il saloncino era occupato in un'altra riunione. Allora, vi abbiamo distribuito un documento dove abbiamo indicato in maniera, spero, dettagliata la genesi della sentenza.
In conclusione, trovate la situazione di, relativamente ai bandi per il contributo affitto di tutti i comuni della provincia di Pisa. Alcuni comuni c'è un non dato, piccoli comuni, per il fatto che non siamo riusciti a rintracciare, a sapere se il bando fosse stato pubblicato e a che punto fosse libero di pubblicazione. La maggior parte dei comuni ci sono. Dunque, la sentenza è la numero 166 del 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio scorso. È una sentenza importante perché nasce da una cittadina equadoregna del comune di Milano che impugna l'esclusione al bando per il contributo all'affitto di quel comune, esclusa perché non soddisfaceva i requisiti della residenza in Italia da 10 anni o 5 anni nella medesima regione. L'iter di impugnazione va avanti, il Tribunale di Milano dà torto a questa cittadina. La cittadina non desiste, impugna alla Corte d'Appello di Milano la sentenza di primo grado. La Corte d'Appello ritiene di sollevare la cosiddetta questione di illegittimità costituzionale. La Corte Costituzionale fa le proprie analisi e il 20 luglio viene pubblicata la sentenza con la quale viene abrogato l'articolo 11, tredicesimo comma, della cosiddetta legge 133 del 2008. La 133 i giornalisti se la ricordano perché nell'anno 2008 ci fu una esplosione delle contestazioni studentesche in quanto quella legge prevedeva anche il definanziamento dell'università. Viene quindi abrogata questa norma che poneva il limite all'accesso del contributo affitto fissato in 10 anni di residenza sul territorio nazionale o 5 nella medesima regione. Come nasce la norma sul contributo all'affitto? Il Fondo Nazionale all'Affitto viene inserito nella legge sulla locazione del 1998, la numero 431. I requisiti vengono fissati un anno dopo in un decreto del ministro, dell'allora ministro delle infrastrutture. I requisiti che venivano fissati erano requisiti puramente economici. Se il soggetto o la famiglia non raggiungeva quel limite di sussistenza, aveva comunque diritto ad ottenere il cosiddetto contributo all'affitto da parte dei comuni. Quindi non vi erano limiti ulteriori se non quello della povertà, quindi della capacità economica di un nucleo familiare. Nel 2008 il governo, sapete meglio di me chi c'era, viene inserita in questa norma la limitazione dei 10 anni di residenza e in Italia 5 anni di regione. Una norma palesemente, come dire, discriminatoria da questo punto di vista. Quindi viene attenzionata questa norma dalla Corte Costituzionale, dichiara l'incostituzionalità. Cosa significa quando la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale una norma? Significa che quella norma dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è abrogata dal nostro ordinamento giuridico, non esiste più, non ha più valore, quindi di conseguenza tutti i comuni d'Italia dovranno fare i conti, se hanno già pubblicato bandi, con l'abrogazione di quella norma, e di questo vi dirò dopo. Cosa dice però la Corte Costituzionale? I giudici costituzionali, oltre ad essere giuristi, insomma, sono anche bravi scrittori. Permettetemi di leggere alcuni passi che poi trovate nel comunicato. Intanto la Corte Costituzionale dice che il legislatore è legittimato a ridurre la platea dei beneficiari rispetto alle poche risorse economiche. Cioè il ragionamento è possibile che venga fatto con una norma, ma la norma deve comunque rispettare, cioè di limitazione deve comunque rispettare i vincoli costituzionali. Punto primo. Punto secondo, la Corte Costituzionale stabilisce i requisiti di residenza palesemente irragionevoli per contrasto all'articolo 3. Perché palesemente irragionevoli? Irragionevoli perché non sono rispettosi dei cosiddetti vincoli europei. Abbiamo creato l'Unione Europea, dove si dava largo spazio di mobilità all'interno degli stati, poi si pone il vincolo di residenza. Irragionevole per questo punto.
ma è irragionevole anche perché in contrasto con altre norme dello Stato stesso. Il termine di 10 anni di residenza è pari pari il termine che occorre a un extracomunitario per poter inoltrare la domanda di cittadinanza nel nostro cittadinanza italiana. Quindi è un'irrazionalità anche intrinseca all'interno del nostro ordinamento. La Corte Costituzionale analizza però anche una questione probabilmente prettamente politica, quella del presunto conflitto tra italiani e stranieri, cioè rispetto a chi dice la prestazione sociale, qualunque essa sia, in questo caso il contributo all'affitto, può essere erogata solo nei confronti di un soggetto che stabilmente si trova o risiede in un determinato territorio. La Corte Costituzionale smonta questa idea dicendo che oltre all'irrazionalità del requisito della residenza, ma stabilisce che, visto che il contributo affitto è una misura economica di cui beneficiano i soggetti che hanno un regolare contratto d'affitto registrato, è lo stesso contratto d'affitto registrato che dimostra una qualche stabile presenza del soggetto su un determinato territorio. Quindi questi sono i ragionamenti fatti della Corte, e conclude con la incostituzionalità della norma stessa. Cosa produrrà questo? Limitiamoci alla provincia di Pisa. Vi dicevo, tutti i comuni, quasi tutti, hanno già aperto, cioè pubblicato i bandi per il contributo all'affitto. Nessun comune ha già pubblicato la relatoria definitiva chiudendo l'iter. Tutti i comuni sono o con bandi in scadenza o con graduatorie provvisorie approvate, quindi successivamente alla graduatoria provvisoria è possibile fare opposizione avverso l'esclusione. In virtù di questa sentenza, quindi, noi chiediamo ai comuni di prorogare il termine per l'accesso al contributo all'affitto sino al 30 settembre 2018 per dare modo a coloro che non avevano fatto domanda perché conoscevano la norma abrogata, non l'avevano fatta perché in alcuni casi sconsigliati, o l'hanno fatta e sono stati esclusi per via di questa norma, gli si consentirebbe così di poter fare domanda. Limitiamoci ai comuni più grandi, penso siano quelli di maggiore interesse. Pisa, il bando è scaduto il 22 giugno del 2018, non è stata ancora pubblicata la graduatoria provvisoria, quindi il Comune di Pisa può legittimamente prorogare il termine al 30 settembre. Il Comune di Cascina, il bando è scaduto il 18 giugno 2018, è stata approvata la graduatoria provvisoria, possono essere presentate le opposizioni entro il 10 agosto del 2018, anche il Comune di Cascina deve prorogare il termine del bando, consigliamo sino al 30 settembre. San Giuliano Terme, il bando si è chiuso il 29 giugno, non è stata approvata la graduatoria provvisoria, per cui anche in questo caso chiediamo la proroga. Pontedera, scaduto il 28 luglio, non è ancora pubblicata la graduatoria provvisoria, quindi, e così via, tutti voi i comuni minori. Evidente che rispetto a questa vicenda i comuni non hanno scelta. La sentenza della Corte Costituzionale, e lo ribadisco, abroga una norma presente nel nostro ordinamento giuridico. Di fatto, quindi, i comuni non hanno margine di scelta se prorogare il termine o portare avanti questo bando. La scelta probabilmente che qualcuno potrebbe fare è quella di riaprire un nuovo bando, ma, come dire, la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza che, a differenza delle sentenze di altri giudici, ha i voglia se fa storia e se fa precedente, dichiara illegittima la norma. Quindi i comuni, da questo punto di vista, non hanno scelta. Chiudo, poi lascio le domande. Noi siamo stanchi del conflitto di italiani e stranieri. Qui ci si perde tutti. Non mi rivolgo
guardate onestamente solo ad una parte della politica, anche se principalmente ci rivolgiamo a quella parte della politica che utilizza questi temi a scopo politico o a volte intimidatorio nei confronti di alcuni soggetti. Il tema dell'immigrazione è un tema serissimo, gli italiani hanno bisogno di chiarezza su questo tema. Gli italiani non abbiano paura, qui nessuno ruba nulla, noi vorremmo ragionare con i comuni, con la regione, vi dirò dopo della scadenza di settembre, delle risorse che vengono messe a disposizione nel nostro paese per il settore sociale, in particolare il settore abitativo. L'avere a disposizione un'abitazione non è un diritto qualsiasi, se di ogni diritto si possa dire che sia un diritto qualsiasi, è un diritto costituzionale inserito nella nostra Costituzione. A settembre avremo un'altra scadenza. Come sapete, da molti mesi, qualche anno, è in discussione la legge regionale che regola il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, dove nella precedente modifica approvata nel 2015, cosiddetta modifica Saccardi, dall'allora assessore al sociale, ora assessore alla sanità, fu introdotto il vincolo dei 5 anni di residenza nel contesto regionale per poter presentare domanda. Attenzione, perché quella norma che noi porteremo in discussione con proposta a settembre è una norma già dichiarata incostituzionale sulla legge regionale della regione Liguria il 20 aprile, numero 20 è fortunato. La Corte Costituzionale dichiarava incostituzionale la norma del vincolo di residenza, la Liguria l'aveva posta addirittura in 10 anni, termine sproporzionato. Attenzione, diciamo alla Regione, che a settembre vorremmo discutere anche di questa cosa. Cerco di fare chiarezza su un punto. Il diritto di accesso all'edilizia pubblica, come il diritto di avere il contributo all'affitto, per dovere di chiarezza dobbiamo dire che non sono prestazioni cui possono beneficiare coloro che sbarcano, ve la dico brutalmente, che sono sbarcati ieri sulle coste italiane. Lì siamo in presenza di soggetti che a vario titolo sbarcano sulle nostre coste, scappando da varie questioni. Per quella fascia di esseri umani esistono già procedure di accoglienza introdotte dal nostro Stato e che l'attuale governo in qualche modo cerca di limitare. Quando si parla di contributo all'affitto o di edilizia residenziale pubblica, si parla di soggetti che sono già perfettamente inseriti nel contesto sociale, che magari svolgono regolare attività lavorativa. Davanti a me c'è Maximilian, che è un ormai cittadino italiano finalmente, ma di origini albanesi, che si è scontrato sulla norma del vincolo di residenza e si sta scontrando sulla norma che prevede la produzione del certificato di possidenza immobiliare all'estero, è un altro tema che poi affronteremo. Quindi il contributo all'affitto e l'accesso all'edilizia pubblica è destinato ai migranti regolari nel nostro Stato, perfettamente inseriti. Gli italiani non abbiano paura di questo, abbiano paura di chi, millantando presunte priorità degli italiani, non sta investendo un euro per l'edilizia residenziale pubblica. Quindi vorrei capire, Cascina, il parco di immobili di edilizia residenziale pubblica che ne ha meno di Montedera e conseguentemente anche di Pisa, quindi non stanno progettando nulla per l'edificazione o la ristrutturazione di nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica. Rischiamo che le risorse si riducono, riduciamo la platea dei destinatari, a pagare le conseguenze di tutto questo siano poi alla fine proprio gli italiani che qualcuno in qualche modo voleva tutelare. La sentenza ripristina la legalità su questo tema, ai comuni chiediamo di prorogare i bandi, alla regione, approfittiamo di questa conferenza stampa, chiediamo a settembre di ragionare su questi temi che sono una parte delle questioni da affrontare
ma vorremmo ragionare dei soldi che si mettono a disposizione del sociale. Non ci raccontino fesserie sulla mancanza di risorse, le risorse ci sono, si tratta di stabilire le priorità su come vengono investite queste risorse. Per noi la priorità è l'investimento di risorse, come tra l'altro prevede la Costituzione, a favore di una molteplicità di soggetti che ne hanno ovviamente titolo, che attraverso il contributo all'affitto o attraverso l'avere una casa popolare attuino quella che un tempo veniva definita l'emancipazione di una certa parte di soggetti o classe, per utilizzare un termine, ahimè, vetusto, direi, quanto mai moderno ancora. Quindi questo è il ragionamento, grazie. Tempesta di domande. Mi congratulo, sono molto soddisfatta di questa sentenza della Corte Costituzionale, che è un successo evidentemente per i lavoratori, per i cittadini, per la giustizia in generale, per l'eguaglianza. C'è un'altra sentenza ancora del 2018, sempre lo stesso periodo di quella della Liguria, che riguarda l'accesso agli asili nido in Veneto, che anche quella è stata una legge regionale del Veneto, che chiedeva i 15 anni di residenza ed è stata abrogata. Ora, l'intenzione della Regione Toscana sulla legge Saccardi dell'assegnazione delle case in edilizia popolare non è però quella di retrocedere da questi 5 anni, ma vorrebbe portarla a 10 anche loro. Ora, qui si tratta di capire, quindi, tra l'altro mi pare che non sia limitata agli stranieri, ma proprio a chi non risiede in Toscana, per esempio anche il cittadino toscano che per motivi di lavoro si è spostato in un'altra regione e ritorna, se non hai 5 anni di residenza non può accedere all'edilizia popolare. Quindi è particolarmente discriminante e come dire, penalizzante. Quindi quello che chiedo alla CGIL e al SUNI è se c'è un impegno in questa direzione, proprio a portare la Regione Toscana a ripensare a questo provvedimento anche attraverso un ricorso eventualmente che poi acceda alla Corte Costituzionale. Una considerazione personalissima è quella che in questi momenti politicamente tristissimi e disumani che possono preludere solo al peggio, chiedere l'attuazione della Costituzione è sicuramente la mossa più politicamente avanzata che possiamo fare. Forse ovviamente viva la Costituzione, chi l'ha scritta, e l'hanno scritta anche parecchio veneno, devo dire, perché diciamo spesso ci limita, diciamo, in tante questioni. Poi lascio la parola più dettagliata lunga sulla questione della legge regionale. Noi fra l'altro avevamo fatto una proposta alla Regione per aumentare appunto anche il contributo per l'edilizia popolare, avevamo proposto una tassa di scopo praticamente sulle auto di una certa cilindrata. Avevamo visto che in Toscana il parco macchine destinato a questi tipi di cilindrata negli anni si è molto ampliato, sempre per il discorso, no? Che si è sempre prodotto una fascia, chi si è impoverito e chi si è sempre arricchito. Quindi avevamo proprio chiesto una tassa di scopo su questo tipo, di questo tipo, per andare appunto a incrementare l'edilizia popolare, tutto ciò che può riguardare anche la ristrutturazione anche degli edifici. Credo che ci siano 1500 alloggi sfitti in Toscana, per ora se non sbaglio. Quindi siamo a uno spreco, come dire, di patrimonio pubblico che grida vendetta, come anche il fatto di ristrutturare questa edilizia popolare servirebbe anche a far ripartire un po' anche l'economia, perché si rimetterebbe in piedi un po' anche i cantieri, no? E quindi magari non rifar muovere un po' di lavoratori in questo territorio, soprattutto che in edilizia, come dire, ne hanno parecchio bisogno. Ecco, ovviamente noi alla luce di queste sentenze incalzeremo la Regione sul rispetto di queste decisioni assunte.
noi, come sempre abbiamo fatto, ma anche già prima che venisse questa sentenza, poi la cosa anche ridicola, chi diceva appunto che questa cosa riguardava in Toscana tutti i cittadini, no? Anche quelli italiani, sempre di più chiedono ai lavoratori di essere flessibile, di spostarsi, se si pensa anche agli insegnanti ora, no? Che si sono spostati da regione a regione, no? Chi era a Palermo l'hanno mandato a Milano, no? E poi limitano, diciamo, l'accesso a determinati, no? A determinati servizi o prestazioni pubbliche. Quindi siamo sostanzialmente all'assurdo, sempre di più ci si limita in ambito comunale, in ambito regionale, quando ormai, cioè, le dinamiche sono non solo nazionali, ma europee, cantato. Quindi, cioè, siamo proprio alla miopia proprio della visione anche, diciamo, che cos'è, insomma, la società e anche il mondo del lavoro che si muove. Chiudo, corporativo, no? Ma confederale, appunto, con una visione, diciamo, delle problematiche sociali molto esteso, no? Quindi tende a intrecciare le varie problematiche in tutti i vari settori che hanno comunque dei punti in comune, no? Oggettivi. Siccome certe teorie politiche che hanno determinato questo finto scontro italiani-stranieri si è riprodotto poi anche all'interno delle aziende, no? Perché noi, andando a intervistare vari lavoratori in varie realtà, appunto anche in difficoltà, no? Diciamo, produttiva, abbiamo riscontrato che questi ragionamenti reazionari, no? E razzisti hanno fatto una certa presa sul nostro territorio, anche se bisogna dire che sono minoritari rispetto alla maggioranza del popolo italiano, che ha avuto un atteggiamento di abbandono anche del voto, no? Alle ultime elezioni si è visto che la percentuale dei non votanti è molto elevata, o di chi ha annullato la scheda, no? Con parole d'ordine precise, no? In merito. Allora, questa cosa secondo me dovrebbe essere affrontata anche all'interno delle altre categorie, cioè bisognerebbe che questa tematica, che è appunto una tematica costituzionale che riguarda tutti, bisogna che rapidamente all'interno del mondo del lavoro e in tutta la sua trasversalità questo dibattito su queste problematiche sia costantemente presente, perché è proprio il ritardo nella discussione in tutte le categorie, no? Che ha determinato la presa della propaganda dei Musso Salvini, no? Questo Mussolo Salvini, no? che si muove nel nostro paese con un vernaccio, no? Che produce effetti oltre che ridicoli anche preoccupanti. Allora io direi che vorrei sapere da voi se questa intenzione c'è di proprio lavorare a tappeto, visto che siete un sindacato no? Generale, non del lavoratore. Io scarico la responsabilità su... Me la prendo tutta io. Allora, premetto che questi anni, 10 anni di crisi, hanno pesato su questo paese, soprattutto sui lavoratori. Quindi noi abbiamo assistito a un quarto del potenziale produttivo di questo paese che è stato distrutto. Per cui è chiaro che questo processo di crisi, che è stato lungo, è stato pesante, che ha visto nel frattempo togliere i diritti ai lavoratori, togliere ammortizzatori sociali, togliere diritti anche primari dei posti di lavoro, è stato, diciamo, un percorso difficile e complicato anche per l'organizzazione sindacale, perché soprattutto le categorie che tutti i giorni hanno a che fare con queste problematiche, come dire, che sono proprio alla pelle diretta dei lavoratori, non è facile. È chiaro che però, proprio perché noi siamo un'organizzazione non corporativa, ma appunto siamo, insomma, si chiama Camera Generale del Lavoro, abbiamo l'interesse a tenere unito, diciamo, tutto il mondo del lavoro e anche, diciamo, tutto il mondo che in questa società vive, lavora, opera in qualche modo. E quindi c'è stata una parte dei lavoratori,
perché qui non tutti guardate e non in tutti i posti di lavoro, perché poi non si è scatenata magari contro un lavoratore che si è immigrato a lavorare, perché noi tensioni non le abbiamo riscontrate sostanzialmente nelle aziende dove ci sono anche tanti immigrati. Non è il punto del lavoro quotidiano, di quello che c'è da fare tutti i giorni, è sempre l'altro, è sempre quello che arriva per ora, è sempre scaricare su un altro. Hanno pesato tante cose, dicevo la crisi, dicevo una disinformazione che è palesemente sotto gli occhi di tutti, una responsabilità politica di chi sta caricando sempre di più appunto responsabilità non su qualcuno, ma ci sono responsabilità politiche anche rispetto a chi in questi anni è andato a colpire il mondo del lavoro in generale, che qui ragazzi responsabilità non è che andavo tanto. Quindi è chiaro, un lavoratore che si sente non più tutelato da chi pensava che lo poteva tutelare e quindi dice io a chi mi raffido non vado a votare, o se vado a votare proverò questi qui. Quindi questa è la tristezza a cui oggi siamo arrivati. Quello che facciamo dopo che sindacato. Allora, noi abbiamo iniziato, non solo noi, ma questa cosa ad esempio la sta facendo anche il sindacato pensionati a livello regionale e noi come confederazione lo facciamo con le categorie, abbiamo iniziato a fare dei corsi dove cerchiamo di informare appunto noi i delegati nei luoghi di lavoro, i pensionati in questo caso, i pensionati delle varie leghe che ci sono in tutti i territori, per fare una formazione proprio e spiegare che cos'è l'immigrazione, che cosa sono appunto i diritti, quali sono i numeri, il fenomeno qual è, come viene gestito, e dare una giusta visione di quello che è il fenomeno, che non è quello che in realtà viene propagandato. È un lavoro culturale pesante, forse siamo anche indietro da tanti punti di vista, però con tanta fatica lo facciamo e devo dire che però dei risultati noi li abbiamo trovati. Perché, come dire, formare anche i nostri delegati nei luoghi di lavoro diventa importante perché sanno che cosa rispondere ai lavoratori, sanno dargli un taglio diverso anche alla discussione, un taglio corretto, con dei dati che non sono quelli che prendono dal sito bufalaro che gira su Facebook. Ecco. Quindi dargli una lettura dei dati in maniera diversa. Ecco, questo è un lavoro che abbiamo iniziato a fare e che vogliamo continuare a fare, magari anche aprendoci, perché il problema, guardate, è il mondo del lavoro, ma è da tutte le parti, nel mondo associativo, è ovunque questo problema. Però lo dobbiamo fare, con tanta umiltà, cercando di far capire appunto che più uniti siamo contro altre logiche, forse meglio. Io spero che al di là della sentenza, noi, il problema è che quando la Costituzione inizia a essere una prerogativa esclusivamente tecnica e non invece una prerogativa politica, cioè portare valori, portare avanti da una certa classe politica, questo ovviamente è problematico. Quindi noi ci auguriamo che a settembre, alla luce di questo precedente, delle precedenti sentenze, alla luce anche di affrontare il tema migratorio in un'ottica più seria e completa, la regione con di profonda palesemente in contrasto anche con le norme sono norme che governano anche la mobilità all'interno dei paesi, quindi spero che questo precedente possa evitare questo tipo di deriva. Non è rincorrendo determinate politiche che si risolve il problema. Forse dobbiamo immaginare proposte, siano proposte
proposte serie, concrete, emendamenti attuabili, che vedano in maniera diversa un determinato fenomeno. A volte alcuni fenomeni possono essere visti in prima battuta come un problema, a volte si trasformano in grandi risorse invece. Guardare i dati che pubblicò qualche tempo fa l'INPS sui migranti regolari lavoratori del nostro Stato, quindi la solidità di un istituto di previdenza, solido anche per merito di queste persone che da anni concorrono nel nostro Paese, contribuendo al mantenimento del sistema Paese. Ripeto, ci piacerebbe fare una discussione calma, seria, ragionata sulle risorse. Sposteremmo il problema in questo senso. Ragioniamo prima delle risorse, poi si ragiona delle regole. Non facciamo lo stesso errore fatto con le miriadi proposte di riforma delle leggi del mercato del lavoro, dove si volevano sistemare le tipologie contrattuali, ma poi politiche di investimento, mettere a lavorare la gente, non ce n'erano e non ci sono. Quindi ragioniamo sulle risorse, dopodiché facciamo un ragionamento serio sull'individuazione di criteri compatibili con la Costituzione, che consentano agli aventi diritto di poter accedere a quella prestazione sociale.